amici, oggi destinazione Elice in provincia di Pescara, 1600 abitanti in fascia collinare, vado a scoprire la celebre pasta alla mugnaia. Prodotto povero di matrice contadina, è una pasta nata dai mulini ad acqua che numerosi costeggiavano il fiume Fino nell'omonima vallata che collega la provincia di Pescara a quella di Teramo. Come al solito scopriremo l'intera filiera e quindi la nostra prima tappa è un'azienda agricola che ha riscoperto dei grani antichi coi quali oggi un pastificio produce poi questo tipo di pasta. Permesso? Avanti. Ciao Antonio, Marco, grazie come dell'accoglienza. Tutto bene? Tutto niente, bene? È stato un piacere. In questa azienda che cosa producete? Allora, noi siamo un'azienda agricola che coltiva cereali. Abbiamo riscoperto 20 anni fa dei cereali antichi, quali la Solina, il Senatore Cappelli e la Carosella. Ecco, perché questa riscoperta, quando sappiamo che sono grani difficili da coltivare, con rese più basse, quindi anche economicamente meno fruttuosi? Certo Marco, è così, però c'è da dire che abbiamo la possibilità, coltivando dei grani antichi, di avere meno apporto di sostanze chimiche durante la coltivazione, perché i grani antichi sono molto crescono tantissimo, quindi non c'è bisogno di usare il diserbo perché soffocano le erbe infestanti e quindi naturalmente si autocontrollano. Oltre a questo, i grani antichi hanno un glutine che è molto diverso da quello dei grani moderni, che permette una migliore digeribilità del prodotto finito. Ma a proposito di questo, sì, questo diffondersi di intolleranze, no? Visto che hai citato il glutine, ma è dovuto a un'esagerazione che si è fatta nel corso degli anni oppure semplicemente prima c'erano ma non si conoscevano queste intolleranze? È dato proprio all'esasperazione delle quantità di glutine che sono state fatte inserite nel genoma dei grani moderni. Ti faccio un esempio: la Solina aveva un 100 grammi di glutine per un chilo di farina, e mentre i grani moderni, che sono stati geneticamente modificati per migliorare la loro lavorabilità, hanno intorno ai 270-300 grammi di glutine per chilo di farina. È un glutine anche diverso, molto più elastico per facilitare la lavorabilità e quindi di conseguenza molto meno digeribile da parte del nostro organismo. Allora, qui che cosa producete con questi grani, con queste farine? Innanzitutto lo muliamo, i nostri grani vengono muliti a pietra e poi li trasformiamo in pane, prodotti da forno e soprattutto cerchiamo di creare una filiera all'interno del territorio, ampliando un pochino quello che è la vendita della farina alle aziende che sono qui vicino limitrofe, che hanno una stessa nostra modo di vedere le cose. Quindi filiera corta, distribuzione in zona e esaltazione dei prodotti. Ho visto anche un po' di vigna qui fuori, però non fate il vino, ma facciamo la scucculiata d'uva, la vera scucculiata d'uva che poi che mettiamo, si mette nelle celebri sfogliatelle. Certo, che facciamo noi. Io ti ringrazio, ti saluto, anche perché sono venuto qui a Elice a scoprire la famosa pasta alla mugnaia e tra le aziende che fornite ce n'è una che trasforma la vostra materia prima in questa pasta. Certo. Vado a conoscerla. Grazie e buon lavoro. Ciao. Buongiorno a tutte, belle signore, buon lavoro. Ciao Dino. Ciao Marco. Grazie dell'accoglienza. Grazie a voi. Qui trasformate quella materia prima che abbiamo visto prima nella celebre
pasta alla mugnaia. Ma non solo. Qui, oltre alla pasta alla mugnaia, che è diciamo il prodotto principe che abbiamo recuperato nel corso di questo trentennio, facciamo tutta una serie di referenze, alcune conosciute, alcune meno conosciute, più ci allontaniamo dalla provincia di Pescara e dall'Abruzzo, alcuni prodotti sono meno stati nominati e meno fatti conoscere. Oggi stiamo facendo la pasta alla mugnaia. Ecco, vediamo insieme allora, iniziamo questo percorso, facciamo tutto il ciclo e facciamo vedere come si produce. Allora, il procedimento è molto simile a quello che è la, diciamo, la matrice storica del prodotto. Si parte sempre da un panetto utilizzando le farine che, come abbiamo visto, sono comunque farine locali. E queste farine vengono impastate con acqua. Normalmente nella ricetta tradizionale l'uovo non va. Non ne mettiamo un pizzico, perché la vera ricetta alla mugnaia vorrebbe che sia fatta senza uova, però a livello, diciamo, di un laboratorio artigianale che fa qualche chilo in più come il nostro, l'uovo aiuta alla lavorazione. Come vedete, il processo è totalmente manuale. Noi partiamo da diciamo un panetto che poi viene allargato nella prima fase della lavorazione a formare una sorta di anello. Questo anello viene allungato sempre di più fino a quando nella fase terminale si procede con una lavorazione che un pochino richiama il discorso etimologico della pasta, perché la mugnaia prende i suoi nomi dai mulini, dai mugnai, perché era una pasta che veniva fatta vicino ai mulini ad acqua. Però l'ultima fase di lavorazione, che a breve vediamo, assomiglia un pochino alla munitura. Poi come si prosegue? C'è una precottura? Allora, noi diciamo che facciamo una pastorizzazione in umido, perché la nostra è una pasta che potremmo considerare freschissima, neanche fresca, perché la pasta fresca normalmente si attesta una percentuale di umidità intorno al 25-27%. Questo è perché sono paste molto sottili. Noi abbiamo riscoperto una pasta molto grossolana, la pasta alla mugnaia, gli anellini alla pecorara, i cordoni di frate e anche degli gnocchi di patate, che sono molto buoni, che ne facciamo. Per poterli conservare nel tempo bisogna fare una pastorizzazione in umido, altrimenti la pasta andrebbe a male. E gli fa raggiungere una percentuale di umidità? Allora, noi arriviamo al prodotto finito che lavoriamo tra le 40 e le 55% in base al prodotto che noi abbiamo. Questa pasta lavorata a mano poi viene trattata termicamente. Adesso vedremo il giro termico che farà. Ok, allora andiamo sì, a vedere il prossimo passaggio. E questo, Dino, è il passaggio successivo. Sì, subito dopo la fase della formatura della pasta o delle paste, bisogna fare in modo che il prodotto arrivi nelle case degli italiani più salubre possibile. E come facciamo? Facciamo questa pastorizzazione in umido, che comunque, essendo fatta a 96 gradi, uccide i microbi presenti. Dopo, successivamente, passiamo a una fase di pressiccazione, perché noi non facciamo pasta secca, quindi facciamo arrivare l'umidità del prodotto a quanto ci serve per poterla ben conservare. Una volta pressiccata, si passa al raffreddamento, quindi c'è un abbattitore, tutto quanto in linea, che fa un abbattimento di temperatura e porta la pasta all'incirca intorno ai 12 gradi. Quella che vedi, questa è molto calda, si pressica, questa è molto fredda. Vuoi anche secca. Molto fredda anche. Fatto questo, arriviamo nella fase un po' più scomoda per quanto riguarda una pasta lavorata a mano, lunga, perché normalmente le paste, quelle corte, si pesano con delle bilance automatiche. Le paste lunghe no, se non sono prepesate e pretagliate, vengono pesate manualmente. Pesatura, che poi è l'ultima fase prima del confezionamento. Sì, diciamo che l'ultima fase è pesata manualmente in confezione da 500 grammi prima di poter essere messa in questa, che è una termoformatrice, che serve per poter andare a mettere il CO2 e l'azoto all'interno della confezione, che serve come batterio statico per poter creare un ambiente, certo, nella confezione, dove la pasta si conserva per... Sì, no, a parte gli strumenti, sì, a parte la meccanizzazione, quel pizzico di uovo che ci hai detto prima, sì, non c'è nessuna differenza rispetto alla storicità, al passato di questo prodotto? È identica a come si faceva una volta, nel senso che comunque noi abbiamo voluto mantenere un prodotto identico a quello che è l'originale e presentarlo senza troppe variazioni, senza troppe forzature. Questo perché
una, diciamo, ditte piccole come la nostra, come quelle che ci possono essere Elice, devono comunque mantenere un'identità importante e una qualità importante, cercando di essere più filologici possibile a quello che era la storia. Abbiamo visto il moderno, l'età contemporanea, adesso facciamo un tuffo nel passato e soprattutto vado ad assaggiare, perché nessun viaggio si conclude senza aver assaggiato il prodotto. Grazie Dino, grazie, buon lavoro. Marco, buon lavoro. Tuffo nel passato, Concettina, qui state rievocando la Mugnaia, in che periodo, in che epoca siamo? Le origini storiche che abbiamo risalgono verso le 1100-1200, è una pasta che si produceva proprio lungo la nostra vallata, la vallata Terfino, perché questa vallata era ricca di mulini ad acqua. Quindi questo è proprio un pasto che facevano i mugnai, infatti il nome stesso, la Mugnaia, potrebbe derivare dai mugnai, oppure, non si sa con precisione, da questo movimento, mungere, perché questa pasta... Rievoca un po' la mungitura, come gesto. Sì, come gesto. Un gesto che rimane attuale ancora oggi, sì. Perché lo abbiamo visto prima... al pastificio, lo stesso che state facendo questo voi gesto, con la stessa maestria lo si fa ancora oggi. Sì, somiglia molto al gesto della mungitura, quindi l'origine veramente non si sa se è da mugnaio o se è da mungere. Ecco, la cottura in origine mi hanno detto molto lunga. Sì, è da cottura. Perché? Perché è una pasta grossa. Allora, questa pasta è molto spessa, è grossolana, quindi almeno 20 minuti di cottura. Adesso la mettiamo qui nel paiolo, sì, sul fuoco, sì. Dove l'acqua sta bollendo, ma poi ce la fate assaggiare o no? Come no? Aglio, olio e peperoncino si faceva in origine, è vero? Esatto, in bianco, perché il pomodoro non esisteva ancora, quindi si usavano anche carne di maiale, no? Pancetta, salsiccia e verdure che all'epoca si trovava. In questa bellissima location, che è un antico frantoio, una volta si svolgeva fino... a un paio di anni fa, questa rievocazione che era la notte dell'Ilex, no? Che richiamava qui migliaia di persone. Sì. Ecco, poi? Poi con la pandemia. Tornerà un giorno, chi lo sa? Ma chi lo sa? Era, che cos'era? Diciamolo a chi non la conoscesse, una grande rievocazione bellissima, che coinvolgeva tutto il paese, centinaia di figuranti. Bellissima, centinaia e centinaia di figuranti, con i mestieri, con gli spettacoli dell'epoca, con i costumi dell'epoca. Era, il paese era pieno, era proprio truccato, trasformato, insomma. Come voi adesso. Ecco come veniva servita una volta la Mugnaia. Sì, tipo polenta. Tipo polenta, questa è stata condita con... Allora, questo è un condimento proprio medievale, base aglio e olio, diciamo, con delle verdure, un po' di carne di maiale. Una versione un po' meno povera delle origini, diciamo. Abbiamo arricchito un pochino. Assaggiamo? Sì, dai. Cioè, poesia è qualcosa... Vero? Che oggi non si assaggia veramente più. No. Vero? Nonostante, come dire, lo spessore... Il sapore entra. Il sapore... entra e soprattutto non rimane così si cuoce, si cuoce. È buono. Grazie a tutti voi di averci seguito, grazie a queste signore e a questi signori che ci hanno accolto a Elice. Venite in Abruzzo, immergetevi in questa tradizione e in questi borghi così affascinanti e queste culture culinarie così profonde.